Siamo qui oggi come Partito Democratico per illustrare un progetto importante alla città ed illustrarlo oggi perché tra 2 giorni, cioè il 23 di ottobre, ci sarà l'immissione in possesso sulle aree, oggetto di esproprio, che consentirà al Comune di realizzare questa bella opera. Questa è un'opera pensata, progettata, la progettazione preliminare è stata approvata da noi dell'amministrazione Alessandrini e finanziata da noi, 500.000 euro, i soldi ci sono per realizzare quest'opera. È un'infrastruttura importante, diciamo, pensata da chi vive questo quartiere per risolvere i problemi di Via del Circuito, di Piazza Pierangeli, Via Pian delle Mele, che sono problemi legati principalmente all'inquinamento. Oggi in questa conferenza stampa voi sapete che non ci si riesce neanche a sentire, perché veramente questa è una delle vie più inquinate di Pescara, dove ci sono presenti i 2 ospedali, le scuole, insomma, cose importanti, infrastrutture importanti. Che cosa succederà? Succederà che le auto che entrano a Pescara all'altezza di Via Pian delle Mele troveranno una rotatoria che già da sola aiuterà a snellire questo tappo che si crea soprattutto nelle ore di punta e poi si potrà immettere, diciamo, verso il lungofiume in una strada di nuova realizzazione, una strada a senso unico di 5,50 metri di larghezza che si ricollegherà passando sotto il Ponte delle Libertà a via Valle Roveto, cioè è una bretella che nel vero senso della parola raddoppierà tutta Via del Circuito e questo aprirà anche nuovi scenari per la viabilità futura. Parlo naturalmente della mobilità dolce, ma parlo anche di eventuali sensi unici da pensare nei prossimi anni. Però adesso sicuramente aiuterà a snellire il traffico di questa zona. Ora, immissione in possesso fatta, ricorsi non ci sono stati. Significa che il Comune, la Giunta, può portare in approvazione il progetto esecutivo e già a gennaio-febbraio, a seguito di bando, naturalmente partire con i lavori. Vi spiego gli ultimi anni di lavori pubblici nel Comune di Pescara, dove abbiamo puntato principalmente alla manutenzione delle strade, perché purtroppo avevamo delle strade dissestate. Il Comune di Pescara affronta il predissesto, il piano di riequilibrio economico-finanziario, significa che non si può spendere più di 2,5-2,8 milioni di euro l'anno per lavori pubblici, che è una sciocchezza se si considera che in queste sono comprese anche le scuole, gli edifici pubblici, gli immobili, la sicurezza, la staticità, le fogne, le strade. E abbiamo pensato principalmente alla manutenzione, però nell'ultimo anno abbiamo puntato anche su una infrastruttura che potesse risolvere i problemi annosi di questa zona. E questa qui è questa bretella che noi abbiamo ridenominato bretella smaltisci traffico, a cui noi teniamo veramente.